Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi, anche se come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle non sono in cucina, vi volevo proporre lo stesso una ricetta facile, veloce e leggera. Siccome siamo in estate, fa molto caldo, oggi non accendiamo il forno e facciamo semplicemente un contorno di verdure, in particolare di zucchine, veramente light e veramente facile e veloce, ma soprattutto molto molto gustoso. Andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa è necessario mettere nella nostra pentola, io in questo caso utilizzo una pentolina in ceramica perché trattiene molto bene il calore, cuoce molto bene, un filo d'olio, proprio un filo, vedete? Potrebbe corrispondere a mezzo cucchiaio. E mettiamo un pochino di cipolla già tagliata, già tritata e la lasciamo cuocere per un pochino di tempo. Io in questo caso non faccio un vero e proprio soffritto, preferisco fare delle cose molto più leggere e quindi mi limito a farla cuocere un pochino senza che prenda troppo la doratura, quindi si tratta proprio di un paio di minuti. Intanto ne approfitto per tagliare i nostri zucchini. Io solitamente li taglio inserendoli direttamente nella pentola per praticità, voi potete tagliarli anche a parte e poi inserirli successivamente. Comunque di solito io taglio lo zucchino a metà e poi lo affetto, quindi in modo che le fette rimangano a metà, ma questa è una mia preferenza, ovviamente ognuno poi può tagliarlo come vuole e dargli la forma che vuole. Allora, qui la cipolla comincia a cuocere, quindi direi che possiamo proseguire e cominciare a tagliare i nostri zucchini in questo modo molto semplice. Tenete un fuoco basso, ovviamente. A questo punto, che cosa dovete fare? Dovete aggiungere un pochino d'acqua, non troppa però. Io ne aggiungo proprio mezzo bicchiere, possiamo quantificarla così. Adesso vado a occhio, ma più o meno è mezzo bicchiere d'acqua. A questo punto dovete mettere un pochino di sale grosso sopra ai vostri zucchini, poco, una manciata, così. Questo perché? Perché il sale grosso asciuga l'acqua e quindi i vostri zucchini non verranno troppo molli e anacquati. A questo punto mettete il coperchio e lasciate cuocere lentamente per una ventina di minuti all'incirca. E questo è il risultato finale. Buon appetito a tutti! È una ricetta molto facile, molto semplice, ma vi assicuro che è molto gustosa ed è ottima soprattutto associata al pesce. Vi auguro buon appetito e vi do appuntamento al prossimo video.